Per cui di dicembre siamo stati a Roma, eravamo due o tre colleghe che si occupano del gruppo, fanno parte del team, c'era la presenza molto importante della professoressa Daniela Lucangeli e in questo seminario abbiamo presentato, ovviamente dopo le loro presentazioni, abbiamo presentato le attività che stiamo facendo in classe e io ho presentato proprio questo gioco di Adotto un Bullo che troverete poi là per terra. Non vi ho messo il robot su questo gioco perché in realtà non ci possiamo più giocare, a forza di chiuderlo e di aprirlo e il robot non ci cammina più bene sopra. Però si è esaurito, nel senso che l'abbiamo già vissuto molto quando l'abbiamo costruito, poi ci abbiamo giocato, adesso per noi è archivio, non ci troviamo più su queste cose. Come si è svolto questo gioco? Siamo partiti da il titolo del nostro sito, che è Le strade dei bulli. E la similitudine che abbiamo fatto è stata quella che d'estate abbandona i cani lungo la strada chi non si vuole occupare di loro. Li prende finché vanno bene, poi quando sono antipatici via ti dà il fastidio e ti abbandono. E allora abbiamo detto, ci sono, abbiamo visto sulla Lima, vari slogan di pubblicità progresso della adotta un cucciolo, prendi cura di loro, non abbandonarli, eccetera. E così noi abbiamo, per analogia, detto adotta un bullo. Perché comunque i bulli sono bambini che, è vero, sono fastidiosi, è vero che fanno delle cose che non vanno bene, però in realtà se noi li prendiamo per il verso giusto sanno anche essere degli amici, così ci siamo detti. E siamo arrivati a capire come funziona un atto di bullismo. La prima cosa che abbiamo fatto, classica in tutte le varie iniziative di età, è stato un brainstorming e allora hanno tirato fuori molte parole, adesso non le vedete ma non ho ascoltato, però insomma hanno tirato fuori tante parole, picchiare, dire parolacce, offendersi, eccetera. E poi abbiamo creato una tabella, sempre nella Lima, in cui abbiamo messo tre colonne, sempre in colore del semaforo. La colonna rossa fa parte il bullo e il gruppo del bullo, perché il bullo molto spesso non agisce da solo. Ovviamente tutte queste cose ce le siamo dette in classe, io vi sto facendo il riassunto di quello che è stato un lavoro con i bambini. Poi nel giallo c'è il bersaglio, la vittima quindi, e anche chi osserva in maniera silenziosa, che sa che avviene un atto di bullismo, ma non fa nulla per o fermarlo o per segnalarlo. E poi il verde, la soluzione, chi invece ha il coraggio di difenderlo, come e con quale strategia. Dopodiché avevo preparato per loro una cartella Drive, che però trovate all'interno di questa attività, c'è un link in cui c'è la cartella Drive con tutti i video che loro ho proposto, e a coppie con il tablet si sono visti un piccolo cartone animato con un episodio di bullismo che ho scaricato da YouTube, da vari contesti. Questi 12 video appena li trovate li potete utilizzare come preferite. Hanno visto questo video e poi sempre sul tablet avevano una scheda, la vedete? La scheda già con i colori rosso, giallo e verde, e dovevano mettere all'interno delle tre colonne mettere una frase significativa o una spiegazione minima, con parole chiave, di quello che avevano visto nel loro video rispetto al gruppo rosso, quindi bullo o gruppo dei bulli, giallo, vittima o osservatore silente e verde le soluzioni. Poi le ho visionate in plenaria con loro, abbiamo visto per 15 giorni, ogni mattina vedevamo un piccolo cartone animato di uno delle coppie, vedevamo la scheda che avevano fatto perché loro una volta fatta l'hanno caricata sul drive, l'hanno presa dal drive e caricata sul drive e alla LIM abbiamo visto tutte le schede e tutti i video. Ovviamente la classe in plenaria ha potuto fare le sue osservazioni, quindi se c'era qualcosa da modificare è stato modificato, se c'era qualcosa da ampliare è stato ampliato, con il contributo di tutti. A questo punto sono ritornati, le ho stampate, sono diventate delle stampe in cartacea perché col tablet poi era troppo difficoltoso e ho dato a loro carte verdi, carte rosse e carte gialle. E ogni coppia ha dovuto
portare quelle frasi che abbiamo messo nella tabella, portarle sulle carte corrispondenti. Quindi ogni coppia mi ha consegnato poi alla fine un tot di carte verdi, un tot di carte rosse, un tot di carte gialle. Le carte verdi portavano soluzioni rispetto a azioni di bullismo, le carte rosse portavano azioni di bullismo vere e proprie, le carte gialle portavano quello che subisce la vittima o quello che succede quando non osserva e non dice nulla. I bambini poi si sono fotografati, l'ho fatto fare a loro, ho messo per terra il foglio con la scheda e le carte che avevo preparato, in maniera che a me è rimasto nell'archivio il lavoro di ogni singola coppia. Poi abbiamo costruito quella strada, è proprio una strada, la vedete, dipinta con il grigio della tempera, ho usato la carta che usano gli imbianchini, perché è un rotolo lunghissimo, ne ho preso un tot finché poteva andare bene, e abbiamo fatto questo percorso come se fosse una strada. A quel punto gli ho detto, questa è una strada, arriviamo all'ultima casella che è adotta un bullo, e ho lasciato la loro libera iniziativa come decorare questa strada dei bulli. E hanno fatto di tutto e di più, ma poi l'ho fatto vedere, cioè uno ha messo anche le quattro lotte al guinzaglio, con uno che se le porta dietro, cioè fantastici, perché ovviamente quando dice bambini è vostro, decoratelo come vi piace, questa è la strada dei bulli, viene fuori tutto il meglio. Ma quello che è stato poi importante è stato fare le regole del gioco, perché poi dovevamo giocare sulla strada dei bulli e dovevamo arrivare alla fine, sempre giochi a squadre, sempre con i robottini. I robottini camminavano su questa strada e che ovviamente dovevano girare a seconda della rotazione della strada. Con alcune penalità, allora carta verde tira ancora, carta rossa torna indietro, carta gialla ferma un turno, a un certo punto non la venivamo fuori perché sono arrivate non so a che numero enorme, 70 rotte caselle, a un certo punto ho detto bambini, parte. Chi ha superato il 50 e non torna più all'inizio va, torna al 50, perché non ci arrivavamo più. Perché chi sbagliava la programmazione del robottino doveva tornare via. Questa è la penalità più grande. Solo che ogni volta che tornavano a te mi venivano sul rifletto, non era la fine. E allora a un certo punto insomma, abbiamo capito come fare e siamo arrivati alla fine. Molto bello è stato anche come hanno rappresentato, loro l'hanno rappresentata, l'ultima casella, ecco questa è la sfida che loro hanno fatto, essendo tutte carte applicate, solo c'è venuta una plastica, inizialmente una plastica proprio un poco trasparente, poi invece ho trovato quella molto più trasparente e più efficace, che comunque l'ho messa. Ecco, l'ultima casella, questa mi è piaciuta tantissimo, perché l'hanno costruita loro, io ho detto, mi preparate l'ultima e mi fate capire che cos'è da che siamo arrivati. C'è un bambino, questo, di quello fuori, e c'è un bambino in gabbia, e quello sarebbe il bullo. Questa è tridimensionale, è una freccia, in realtà è incollata per le due gambette, ma sta su, e c'è scritto adozione bulli, che è quella che indica lì, e lui dice, il bullo in gabbia, il bambino arriva e dice, voglio adottare un bullo, ha un fumetto, dice, voglio adottare un bullo, e il bambino dentro la gabbia dice, un bullo, con il punto di domanda, stupito, no, come dire, proprio un bullo vuoi adottare. E quindi, insomma, io credo che con questa attività abbia fatto tanto sul bullismo e per loro è stato molto significativo, l'hanno vissuto molto intensamente. Ma io lo posso dire perché un po' mi ha avuto incenso, mi piace anche dire che sono stata brava, non lo nascondo, ho anche messo l'anima a fare tutto questo lavoro, ci ho impiegato un sacco di tempo, ho usato un sacco di mattine e la mattina arrivavo bella carica perché sapete che fare un laboratorio in una classe di 24 non è proprio una passeggiata di salute, quindi insomma. Ma ho avuto un riscontro quando mi è arrivata al colloquio una mamma e ha detto, maestra, lei non sa quanto ha fatto bene il bambino tutto il discorso del bullismo. E allora dico, ok, non sono autoreferenziale, ma mi arriva anche un feedback da parte della famiglia. Il fatto di fare queste cose all'interno delle discipline della normale scuola, comunque le famiglie apprezzano. E non è poco, perché quando si intraprendono strade alternative, non sempre si hanno i consensi.
E quindi quando qualche volta i consensi arrivano, diciamo, beh, insomma, per fortuna sono andata per la strada giusta. Anche se magari lo pensavo io tra me. Ecco, poi questo qui è stata la fase finale, che è l'assemblaggio. È chiaro che finché tutti i bambini avranno a coppie, era molto semplice, perché ogni coppia viene sul lavoretto, sia nella fase di guarda il video nel tablet, prepara sul tablet la tabella, prepara le carte, erano tutti dei loro tavoli, io facevo le supervisioni, andavo tutto bene. È stato il momento in cui dovevamo attaccare le carte sulla strada, non l'ho fatto io, l'ho fatto in classe con loro, e ogni coppia veniva a mettere le proprie carte. Allora che cosa ho fatto? Ho sfruttato le scatole Clementoni. Le scatole Clementoni hanno dentro i loro tabelloni di gioco autonomo, li ho messi con Mind e con Dot su vari tavoli a lavorare a gruppi e mi chiamavano una volta e tanto loro erano occupati a giocare, non avevano più bisogno di me. Chiaramente questo perché la classe è organizzata in maniera un po' più destrutturata rispetto alla classe tradizionale, nel senso che la mia classe è sempre costantemente a isole, sia che facciamo attività curricolare, sia che facciamo attività di lavoro. E andiamo avanti. Siamo qua, siamo a novembre, poco prima del dicembre. A dicembre arriva un comunicato, una circolare del Comune di Bussolengo che invita tutte le scuole primarie a partecipare ad un concorso che si chiama Il Natale dei Bambini e questo Natale dei Bambini deve recuperare attraverso dei disegni, dei testi, le attività in classe, recuperare i valori del Natale contro il consumismo, contro quello che sappiamo essere un po' il degrado delle festività negli ultimi anni. E allora ho proposto ai bambini di fare un gioco robotico. L'ho trovato su quel tavolo là. E siccome stavamo preparando il concerto di Natale e la classe doveva imparare tre canzoni, le abbiamo cantate un milione di volte. E ormai ci venivano anche fuori dalle tutte. Allora abbiamo detto, ok, noi abbiamo già in realtà il materiale su cui